Ciao a tutti, ecco il nuovo video della spesa di papà fatto alla Iper di Peschiera Borromeo. Ha speso 35,66 euro e ora, sempre il mio solito assistente, che sarebbe questo essere qua, ci passerà la roba per farvela vedere. Allora, l'acqua Sant'Anna ha preso. Dammi la bottiglia di acqua Sant'Anna, dai. Una. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna che le abbiamo messe giù ancora giù in macchina. Niente qua. 2,34 euro. No, se le portate sopra. Rettifico, se le portate. L'acqua naturale Sant'Anna, 6 bottiglie da 1,5 litri. Se le portate su, va bene, va bene, va bene. 2,34 euro. Poi l'effervescente naturale Ferrarelle, questa è la mia. Ah, si è portato su anche questo qua. Ecco la Ferrarelle. Se per caso non avete mai visto una bottiglia di Ferrarelle in vita vostra, eccolo qua. Modesto che se la ride, ci ha preso gusto pure lui a fare i video. Poi cosa ho comprato? Questo è il mio tavolo della cucina. Pane arabo! Prendi il pane arabo! È andato a prenderlo. Quello l'ha imboscato. Allora, vediamo un po'. Abbiate pazienza. Eccolo qua. Eccolo qui. I panini, 0,71 euro, 3 panini, 0,71 euro, il pane è buono, è buono, ecco tra te, Lerci. Poi, il detersivo dei piatti, questo qui, One Piatti, da 1,5 litri, l'ha pagato... Oh, aspettate, scusate. 85 centesimi, quello lì. Oh, sì, bene. Lì. Poi la Federa da 3,20 euro. Ha comprato anche la Federa, papà. Un attimo solo. Nei meandri sta cercando lui, eccolo lì. Allora, una Federa qua si è preso, eccola qua, la Federa a sacco, il pua sul rosa, papà ha scelto la Federa sul rosa, eh sì, la Federa l'ha pagata 3,20 euro, bene, meno 96 centesimi, sì che sconto. Aglio rosso, aglio rosso, dai papà, l'aglio rosso. Allora, comunque, l'aglio rosso 1,79 euro. Aglio rosso, questo qua è rosso? Sì. Un rosso che è aglio bianco? Aglio rosso, comunque, vabbè. Victor Agricola. Gira il buco. Victor Agricola di... Boh. Da dove vengono... Aglio morado, peso netto, origine Spagna! Eh sì, comunque eccoli qua. Poi, vediamo ancora. Un'acqua naturale Sant'Anna ancora. Si è preso questa. Sfusa per il viaggio. Vado a bersela stasera, capito? Deve anche lui, eh? L'acqua naturale Sant'Anna 0,39 euro, la morbidente della Coop. Ah! Aspettate. Eccolo qui, c'è scritto 22 lavaggi delicati abbracci Coop, eccolo qua, ammorbidente, l'ha pagato 1,59 euro. Ma hai preso i pantaloni? Sì.
Allora, dai, mostrali. Tu all'impiede e io ti riprendo, ovviamente. Ma sono per me? Per me e per te, chi si mette? Hai capito, chi si rimette abbiamo la stessa taglia. Apri, apri, fai vedere. Allora, intanto sono felpati con le tasche. E le tasche sono anche belle profonde. Eccole qua. Con l'accetto. Non si vede un accidente. Andi. Sì, mantengo, mantengo. Belli. Uno, uno, due. Questo è blu. Invece, sempre felpato. Ah, la luce bisogna cambiarla. Non va bene. Che cosa, Vigna? La luce è troppo scura, non fa vedere. Taglia 4XL. Quindi, taglia 4XL. Sono tutte e due 4XL, allora? Sì. Il pantalone da donna. Tutte e due 5 euro l'uno. Non è tanto. Considerando il fatto che hanno le tasche, sono taglie grosse e hanno anche la felpina dentro. Poi il solito papà sta diventando un alcolizzato del tè verde San Benedetto al limone, gli piace e se lo beve, ogni tanto stiamo sempre a buttare bottiglie. L'ha pagato 0,99 centesimi 0,40 con lo sconto. Poi hai preso anche due bottiglie di lette? Ah, perché la lette? Una Ferrarello, non lette. C'è scritto lette qua sul... Una è lette. Due per... Due lette. Due lette. C'è scritto due lette. Comunque lo gruppo Ferrarelle, forse. Eh sì. Le bottiglie sono comunque simili. Due lette. Due lette comunque, 0,40 l'uno. I cachi a polpa soda, i cachi. Vediamo i cachi, 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 cachi. Caca caco. Vediamo i cachi a polpa soda. Questi qua sono 2, 4, 6, pagati 2,72 euro. Eccoli qua, a 1,95 euro al chilo. E tanto è poco. E tanto è poco. 1,95. Vabbè, i cachi 2,72 euro. Pane con uvetta. Ah, se l'è mangiato. Eccolo qua, il pane mangiato, la rimanenza del pane mangiato di papà. L'ha pagato 1,56 euro. Mazzate. Poi mela grana. La mela grana. Eccoli qua, sono tre melograni. €2,44 a €2,98 al chilo. Eccoli qua. Belli rossi. Belli rossi. La crostatina del mulino bianco stavolta, però ho mangiato quelle di casa. Quelle che ci sono qua, le immancabili crostatine. Ho avuto lo spudorato coraggio di mangiarne 5 prima di mangiare normale, però vabbè. €2,35. Eccolo qua. E poi il lievito. Lievito per pasta. Pasta madre. Questo qua, due buste. Metti a fuoco. Due buste. Fratelli Rebecchi. Valtrebbia. Eccolo qua. Qua cosa c'è?
Ricetta per il pane fatto in casa. Vediamo cosa dice. 200 g di farina Manitoba, 300 g di farina bianca, una bustina di lievito con pasta madre disidratata Rebecchi, 10 g di zucchero, 2 cucchiaie di olio d'oliva, 275 o 300 ml di acqua tiepida, un cucchiaio colmo di sale. E allora, poi in una terrina setacciare le farine e unire il lievito con pasta madre disidratata. Fare un buco al centro e versarvi lo zucchero e olio. Eh sì. Mescolare aggiungendo gradualmente l'acqua tiepida e sale e lavorare per almeno 10 minuti. Su un piano infarinato allargare l'impasto riavvolgendo e sbattendo sul tavolo. Riportare l'impasto nella terrina infarinata e coprire con pellicola alimentare. Lasciare lievitare per circa un'ora in un luogo tiepido fino al raddoppio del volume. Stendere una sfoglia di 60x40. Arrotolarla su un lato il più corto. Prendere la lastra, foderarla con carta da forno e disporvi il rotolo. Spennellare con olio, risciacquare e lievitare ancora con luogo tiepido. Dopo circa un'ora, cospargere di farina e incidere la superficie con tagli obliqui. Boh. Cuocere in forno preriscaldato per 30 minuti. Nel caso la superficie del pane si scurisse troppo, ricoprire con carta alluminio e procedere alla cottura. Da dove vengono queste? Contiene due buste da 60 grammi. Da dove vengono? Da Rovereto, Rivergaro, PC. Vabbè, eccola qua. Comunque, lievito madre 2,85 euro. Allora, noi lunedì partiremo per le vacanze, staremo via circa 10 ore, quindi non so se riuscirò a pubblicare qualche video. Intanto ringrazio i nuovi iscritti e vedremo se riesco a fare un vlog, dipende dalla connessione che hanno giù al paese suo. Comunque adesso rialziamo, vi saluto tutti, vi ringrazio, iscrivetevi al mio canale e vedrò comunque sicuramente al paese di mio papà che è Amorosi, provincia di Benevento, se ci guardate. Lo prenderò le blind bag in edicola e vedrò di fare qualche cosa, se magari vi, se ho la connessione ad internet vedremo, però spero di sì, sicuramente dentro casa no, però magari fuori sì. Vi auguro una buona serata, una buona giornata, grazie ancora, ci vediamo ancora, ciao. Ecco papà che saluta. Ciao. Ciao. Ciao, grazie mille.